Freddo a Reggio Calabria. Come no? L'ultima volta che sono venuto da queste parti c'era ancora il muro di Berlino, era 1986, c'era Brezhnev da una parte, un signore che si chiamava Ronald Reagan dall'altra, credo che forse magari qualcuno di voi non era ancora nato, e è passato tanto tempo, tantissimo da allora, io ero venuto con i CCCP, poi ci sono stati i CSI, ci sono state tante canzoni, tanti anni, tante storie, quelle cose vanno avanti, io vi prego di non aspettarvi sempre che se ci sono io o se ci sono gli altri ci debba essere anche Sparaiuri o Emilia Parabolica o Forma e Sostanza o tutte le canzoni dei CSI, quelle cose ci possono essere ma possono anche non esserci, la nostra vita va avanti per fortuna, anche i nostri pensieri, e ci sono stati degli altri album in mezzo, ci sono stati dei libri, ci sono tante parole che stasera vi vorrei raccontare. Oggi è il 25 aprile, questo lo sappiamo tutti, allora volevo raccontarvi delle storie sulla resistenza. Non pensate a racconti di partigiani, naturalmente, sono altre cose. È una specie di percorso quello che vorrei fare. Parlando di resistenza, credo che il primo passo sia incontrare il nemico, sotto tante forme. Poi ci sono i luoghi, ci sono tanti, due, tre o quattro luoghi che vi vorrei presentare, che sono stati toccati da storie di quel tipo. Poi c'è un'acquisizione molto importante, che è l'io. Credo che una scelta di resistenza sia anche una scelta personale. La nostra singolarità è preziosissima e credo che la prima forma di liberazione parta da noi stessi. E poi c'è il riscatto, e questo non è detto che sia una cosa singolare, anzi è molto più forte se è un processo collettivo. Quindi le canzoni e le letture che sentirete questa sera attraversano queste quattro fasi. E cominciamo dalla prima. L'ultimo giorno di febbraio dell'anno bisestile 1944, lungo quella che ora è una strada di elevata percorrenza, ed era allora poco più che uno stradello aperto tra le campagne emiliane, che non è difficile immaginare spoglie nel periodo e ben amministrate, abbondanti di olmi, di gelsi, di filari in attesa del disgelo, di aceri campestri, di pioppe, di qualche noce spettacolare. Di quegli stradelli affiancati da una canaletta d'acqua di regime, piena di vita naturale, alle ore 17.45, dunque ancora in luminosità piena, ma in buio di testimoni, che a quell'ora ci si apprestava a mungere nelle stalle, ammazzano un uomo di 49 anni. Gli sparano in tre, da dietro, in corsa. Due proiettili scompaiono nella schiena, due nella regione addominale di sinistra. L'uomo rientrava dalla città e non è difficile pensarlo con la camicia, le bretelle, i pantaloni scuri con la cintola serrata sopra l'ombelico. Sicari, li chiamano i giornali, gli sparatori, e agguato il loro procedimento. L'uomo cade fulminato dalla bicicletta, una di quelle biciclette padane che sappiamo nere, pesanti, con le gomme larghe per vincere la ghiaia. L'uomo cade sorpreso e assieme fulminato, e mentre il fratello più giovane sulla bicicletta a fianco si rivolta con la pistola e cerca di infilare gli assaltatori, il suo colpo si inceppa e quelli hanno modo facile di sfuggire attraverso gli stradelli laterali. Sempre di quelle nere le loro biciclette, sempre pesanti. Mentre questa accade e la ruota posteriore gira per aria e poi rallenta, il silenzio dell'inverno sui campi smorza i fatti degli uomini. Esattamente quando questo accade, io perdo mio nonno. Ne porto il nome come secondo. Ne vengo incaricato una quindicina di anni dopo la sua scomparsa. Le cronache degli uomini insegnano come si onorasse dei titoli di squadrista, fascista repubblicano, sciarpa Littoria, marcia su Roma, segretario politico di parecchi fasci della provincia. Fedele fino alla morte, scrivono.
indicano nei partigiani gli sparatori. Non so, e non importa. Io imparo quell'uomo nella mancanza familiare, dalle rare foto più che dai discorsi assenti. Riconosco come la sua mancanza abbia avuto un riflesso profondo nella mia educazione, quindi nella vita. Non saprò mai di più. Una cosa so, ognuno che vive è un dono quotidiano per qualcuno. Ogni nascita è un regalo. Questo lo so. E importa. È una bomba intelligente, la bomba N. I giornali dell'epoca, era il 1981, la traducono così: micidiale ordigno nucleare al neutrone, che uccide ogni essere vivente senza devastare gli edifici e le cose. Una bomba igienica, che ritorna in polvere gli uomini e non disturba le loro costruzioni. Una bomba pratica. Cessata questa terza guerra mondiale, non ci si perderà a razzolare tra i detriti, a muginare, a costruire. Non si getta tempo. Niente da caricare, nessuna lesione al patrimonio urbano, alle architetture radicate, ai capolavori giudicati dai secoli. Città intoccate, sane, belle da vedere. Se ancora esistessero gli occhi. Anche occhi di animale. Occhi di animale, almeno. Bomba H, bomba N. L'alfabeto nucleare è conciso e tende le consonanti. H resta muta, N sta per nessuno, nobody, nel senso più scheletrico e letterale. Eppure il presidente americano Ronald Reagan, che finanzia la ricerca, sarebbe un uomo a giudicare dai difetti. Tanto come il segretario di Stato Alexander Haig, incaricato della promozione del progetto in un tour che tocca la West Europa e poi Berlino a fine agosto. Papà in viaggio d'affari per convincere gli uomini del settore buono sulla conseguente bontà della nuova bomba. Intelligente, pratica, igienica. A Berlino, Haig, lo aspettiamo in 60.000. 60.000 rappresentanti degli umani, scalcinati, brutti, a termine. 60.000 sfumature, delegati della vita non perfetta. Tanto è bello trovarsi, contarsi, annusare le persone, sentirli attorno, responsabili, caldi e vivi. Tanto cresce la rabbia e l'insofferenza per il ventilato spreco dei corpi. Questa non è protesta indirizzata, ma una manifestazione a favore della specie. Nessuno di noi sa percepire l'Est come nemico, come altro, indifferenziato e massacrabile. Come un vicino spietato e spesso orribile, sì. Ottuso, oppressivo, certo, e prossimo a cadere. Ma non c'è odio oltre al muro, di là dalla cortina di ferro. L'odio, il disgusto e il rancore sono tutti interni a noi e si rivolgono a loro. Come si passa ai sassi, quando, non lo so, ed è un passaggio naturale. E le ferite servono a conferma di essere tra gli umani. Credo non bastassero le ragioni, le urla, gli slogan, uno sdegno semplice. Ci sono volte che la verità espressa si deve aggiungere quel tono complementare importante che è il pericolo. La verità è il corpo emozionato. E il nostro corpo emozionato prende a correre, a inseguire, a scappare a rotta di collo per il terrore della propria fragilità. Volano i sassi e fanno male, volano i lacrimogeni e si piange, ma almeno è un dare avere tra consanguinei. Paura, gioia, male. Conforto, protezione, scoppio e nuova fuga. È un miracolo che nessuno si faccia un male grande. Il commercio dei colpi tiene i corpi lontani tra di loro, inavvicinati. La polizia avanza sotto le pietre, protetta dagli scudi e gli elmi, poi arretra, poi prende una strada e la ripulisce a fondo. Ma ce n'è un'altra, subito piena, ingombra e rosa, e le vetrine delle banche e i negozi presuntuosi pagano il passaggio. In mezzo alla nebbia chimica convergono frettolosamente, poi scompaiono volti che conosco. Hakim si cristallizza davanti agli occhi come una diapositiva, gonfio di sassi, arrossato, colorato, bello, e corre via. Mi trascinano verso la Winterfeldplatz, uno dei luoghi più sereni di Berlino. Un quartiere che conosco bene, adesso non si capisce niente,
L'unica strategia è l'improvvisazione. Tutte le vie attorno diventano bollenti e poi vuote. Come un allocco resto tagliato fuori, a metà strada tra la polizia e i guerrieri. Mi butto a protezione contro la saracinesca serrata di un negozio, mentre sassi e lacrimogeni battono e ribattono sopra la mia testa. È un ping pong surreale. Io sarei l'arbitro, ma ho paura. Non posso muovermi. Non devo stare lì. Forse non andrà ad ascriversi ai miei meriti, temo di no. Ma non ho mai tirato un sasso a qualcuno in vita mia, non ancora almeno. E non arriverò a tirarlo oggi. Nelle azioni concitate si esasperano le interiorità di ognuno. Più spesso che citarle, la rabbia mi sega le parole. Mentre filosofeggio, la polizia avanza picchiando sugli scudi. Non mi so muovere. Non mi so portare. Non mi so comportare. Le gambe contraddicono i pensieri, il cervello non aziona il moto. Sto lì e aspetto il colpo. Mi farà male, l'unica cosa che so. Ma quanti? Dove? In testa che si spaccano gli occhiali e il naso. O sulla schiena. O spero sulle cosce, mi viene la nausea intanto che arrivano. Capisco solo gli scarponi e gli elmi. Adesso mi gira la testa, ma mi saltano, non mi fanno niente, non mi fa male niente, non mi hanno fatto niente. Forse dovrei offendermi per la mia irrilevanza, ma sono più felice. Mi siedo a terra e li guardo andare via in mezzo allo strepito. Ho avuto spesso sentore di essere invisibile, oggi ne ho un'ulteriore conferma clamorosa. La giornata decade in tono cinematografico, nessuno si offenda, ma oggi tutto ha un senso naturale. Perfino infilarsi in una pizzeria italiana con gli amici e i compagni di avventure, a godersi gli scontri dalla vetrata come la televisione. Proprio questo facciamo davanti a una 4 stagioni, finché i guerrieri si ritirano. Sabra vicino a Beirut, spalanca le porte alla comprensione. Ma si possono visitare Chatil e Sabra? Sono state massacrate 2000 persone tra le sue baracche in un paio di giorni, un giorno di settembre nell'82. 2000. Su ogni corpo violato termina il mondo. 2000 corpi. Perché dovremmo visitarle? Eppure dobbiamo. Si deve imparare a sopportare e condividere il sorriso dei profughi, che buca una possibilità di vita quotidiana. Dobbiamo condividere i riprendi me urlati alle telecamere, con un sorriso e il pollice al petto. Ogni sorriso declama, io esisto. L'inerme è l'imbattibile. Ogni sorriso è una pratica di resistenza. Anche per questo dobbiamo visitarle. Un sorriso è una fucilata, ogni oppressore dovrebbe imparare a temerlo più del cemento. Tutti mangiano, tutti bevono, tanta vita annulla il traffico. In tanti ci sorridono e vogliono le foto. Sorridono e non mostrano di volerci rompere la faccia, il che sarebbe naturale per qualsiasi popolo non palestinese. I mobili sono per strada, i tavoli sono per strada, le fogne sono per strada, si cucina per strada, i divani e le poltrone sono per strada e tutti mangiano. Sabra inghiotte Beirut, Sabra le viscere rivoltate in fuori, estroflesse. Non sa nascondere niente Sabra e ci si vive, da 50 anni ci si vive, in una contingenza martellante, uno stato di allerta, continuato.